tutti lo amano, ma per chi non ha intolleranze e non è, diciamo, allergico e non ha preclusione per l'aglio, l'aglio può essere davvero un grande alleato del nostro benessere. Perché ne parlo? Perché oltre a essere un antibatterico ed essere un grande aiuto anche per l'apparato digerente, l'aglio è un grande aiuto per chi soffre di pressione ballerina, oppure soffre di pressione alta. Allora, io voglio proporre una minestra semplice semplice, che tra l'altro, credetemi, può essere anche gustosa, che è la minestra all'aglio. Come la prepariamo? Prendiamo un bel spicchio di aglio, possibilmente un aglio di qualità, l'aglio rosso, lo schiacciamo, lo mettiamo in un pentolino, in un tegame, con dell'olio extravergine d'oliva, poco, e lo facciamo rosolare dolcemente. A questo punto poi mettiamo dell'acqua in questo pentolino e un bel ciuffo di prezzemolo, un pochino di sale, poco sale, anche perché, ripeto, è importante il poco sale anche per combattere l'ipertensione, e facciamo bollire. Quando avremo fatto, diciamo, bollire quest'acqua che arriva al bollore, eccetera, togliamo con un mestolo lo spicchio d'aglio e il prezzemolo. Mettiamo 2-3 cucchiai di pastina, di menestrina, oppure di capellini tagliati piccoli piccoli. Lasciamo cuocere 2 minuti, 3 minuti, e poi possiamo anche aggiungere un pochino di parmigiano. Allora, è una minestra molto molto salutare e, tutto sommato, credetemi, gustosa. E mi domanderete: ma per l'odore dell'aglio? Basta masticare subito dopo delle foglioline di prezzemolo, che tra l'altro, lo voglio ricordare, il prezzemolo è molto ricco di vitamina C, quindi abbiamo davvero fatto un qualcosa di buono per il nostro benessere.